Lui era lì, però era imbambolato. Lì, lì rimane dove esattamente? Sul posto, era in casa. Quale stanza? In tutta la casa era abitata dalla famiglia, in presenza anche di Massimo Grandente e di Sabrina Fina, che sono stati lì fino a quando sono stati accompagnati nella giornata di sabato. Ma lui è ancora convinto di essere stato drogato dai due? Lui era un'ipotesi che lui pensava, lui vorrebbe dare, darsi una spiegazione, una ragione vorrebbe dare a questo suo stato di, chiamiamolo, torpore, quello come, non so come meglio definirlo. Per cui ha pensato, ha chiesto a se stesso, ma è possibile che mi sia stato somministrato qualcosa? Ma è una sua ipotesi. Ma ha bevuto qualcosa di strano? Non è una risposta. Avvocato, mi perdoni, ma ha parlato dei figli, della morte di Emanuele, piuttosto che della morte di Kevin? L'ho già detto in passato e oggi l'ho ribadito. Lui piange perché sa che non c'è più la famiglia, non c'è più Kevin e non c'è più... Ma delle modalità in cui sono avvenuti gli omicidi? Lui ha visto che ci sono state fatte delle torture, non dice però come. Ha mai visto il diavolo? Ecco, il diavolo, una cosa importante. Il diavolo lo vede sempre, lo vede tutt'oggi. La figlia era sempre vicino ai coniugi Grandente Fina, quasi sempre, era abbracciata da Massimo, da Sabrina. C'era un rapporto consolidato in quei giorni. Il figlio era preso, era diciamo impossessato, c'era il demonio in Kevin, però anche qui non è stato mai chiaro nel ruolo di Kevin. È stato legato, che è morto quasi sicuramente per soffocamento, fa capire, però non è neanche sicuro di questo. Ma dall'ora in cui ha accompagnato la coppia alla stazione di Altavilla? Lo ricordo intorno a mezzogiorno, tarda mattinata dell'estate. Quindi poi è tornato a casa? No, poi non è più tornato a casa. Fino alle 2 di notte. Poi infatti c'è questo segmento temporale che deve sono essere 12 colmato. Ore, infatti. E anche su questo va. Ricorda di essere caduto in un sonno profondissimo. Però Sì. Piange continuamente quando parla della figlia e vorrebbe sapere in condizione si trova, dove si trova, se è sola, se è insieme in cella ad altre compagne, altre ragazze. Lui ha fatto cenno a qualcuno dall'esterno, però sono, diciamo, sorvola su questo, non è neanche sicuro. Che significa? Fa riferimento a delle telefonate, ma non mi ha detto chi le avrebbe fatte le telefonate. Quando? Lui in quel lui periodo. È stata bruciata la moglie, questo lui è consapevole di questo. Bruciata? Ha contribuito, però... E cioè? Cosa vuol dire ha contribuito? Era pilotato, questo dice. L'ha fatto lui quindi? Fatto lui su ordine di altri? Anche, non è stato solo lui. E chi è stato? L'ha spinta a fare determinate cose? Le persone che erano tutte insieme, che vivevano insieme alla famiglia Barretti.